Ok! Da tanti anni ormai, sia qui su YouTube che sulle altre piattaforme social, sono diffusissimi e ottengono milioni di visualizzazioni quei video in cui si mostrano queste tecniche molto spettacolari e impressionanti, chiamate in modo gergale scrocchi articolari o in termine clinico AVLA o adjustment in inglese. Sono delle tecniche che, come avrete già capito, generano quel classico rumore quando ci si scrocchia le dita volontariamente o involontariamente, ma sulle articolazioni di solito più grandi come quelle della colonna vertebrale. È interessante come questo trend di video abbia un enorme successo, perché diciamo che crea un effetto molto polarizzante nella popolazione che lo guarda. C'è un gruppo di persone che desidera subire questo tipo di tecniche e guardarle crea quasi un effetto piacevole, infatti si genera un effetto ASMR positivo, nel senso che la gente lo continua a guardare perché desidera questo tipo di percezione, e poi invece ci sono un sacco di persone che lo continuano a guardare anche se provano ribrezzo o paura, non se lo farebbero mai fare, ma sono comunque incollati allo schermo per vederlo, perché comunque fa impressione. In questo video andremo a vedere alcuni dei video più impressionanti e scioccanti di questo trend, e in più vi aiuterò a capire meglio come funziona questo tipo di manovre e soprattutto se e quando sono utili e quando evitarle. Per i nuovi arrivati sono Mattia Castregnano e sono un osteopata specializzato in postura. Nel mio canale troverete tantissimi esercizi e routine per aiutarvi a migliorare la vostra postura e a prevenire tutte le tensioni e sintomi che ne derivano. Ma adesso diamoci dentro, e per i più sensibili fate attenzione a guardare questo video, perché alcune scene possono essere davvero impressionanti e potrebbero urtare la vostra sensibilità. Iniziamo subito con il primo video. Has a massive scoliosis that's been cooking up for lots and lots of years. Ok, va bene. Allora, quello che si nota subito, per chi di voi fosse avvezzo all'inglese, l'operatore, il chiropratico, ha detto che è una signora di 98 anni con un grado di ipercifosi, ovvero quella gobba a livello vertebrale sul tratto dorsale molto accentuata, e quello che ha iniziato a fare lui e che inizierà a fare a breve sono delle manovre, chiaramente le AVLA, gli scrocchi che vedrete adesso, giustificandolo come un modo per riuscire a ottenere un miglioramento in termini di mobilità e una riduzione di questa curvatura assolutamente impossibile da ottenere. Poi vi spiegherò come, ma adesso andiamo a vedere come procede il video. Ok, quindi come prima cosa decide di scrocchiare il collo della paziente in prono, creando chiaramente urla di dolore da parte sua. Tenete presente che una persona di 98 anni è altamente probabile che abbia dei gradi di osteoporosi avanzata. Non è detto, però diciamo che c'è comunque un rischio. Andare a fare una manovra del genere, specialmente a livello cervicale, si portano anche dei grossi rischi a livello venoso e arterioso. Voi non potete sapere cosa c'è sotto. Questo operatore non sono sicuro, bisognerebbe controllare se ha effettuato prima delle radiografie, se ha effettuato una risonanza magnetica, per essere certo che non ci siano strutture già danneggiate e che quindi una manovra del genere possa creare ulteriori danni. Ma ora proseguiamo con il video. Ok, ora continua col suo tipo di manovre. Diciamo che la paziente, tra l'altro, non mostra particolare tranquillità nel subire queste manovre. Sì, sembra tranquilla, nel senso che si lascia fare, ma diciamo che i versi che fa non sono di certo di benessere o comunque di sollievo. Ok, adesso ha fatto la cosa che è sicuramente peggiore, ovvero il momento in cui gli ha creato la tecnica in trazione, che è una decisamente delle più pericolose. A volte sicuramente l'avrete visto con quella specie di marchingegno che si attacca al collo con delle corde e tirano il collo come se fosse una gallina. Tenete presente che quella è una delle manovre più pericolose, perché secondo la teoria chiropratica, secondo la loro teoria, tirare in quel modo lì va a creare un distacco a livello vertebrale, quindi va a scaricare un attimo il peso compressivo delle vertebre e dei dischi intervertebrali, molto probabilmente un po' degenerati a quest'età. Ma tenete presente che quel tipo di manovra non vai a tirare solo la cervicale o comunque solo le vertebre, vai a tirare muscoli, vai a tirare arterie, vai a tirare nervi, e anche in una persona giovane un tipo di manovra del genere può essere molto rischioso, specialmente se non sappiamo cosa c'è sotto. Ok, ora il trattamento prosegue, la paziente fa movimenti in bocca che non mi fanno stare tranquillo, diciamo. Ok, ora tra l'altro fa anche un trattamento con il classico martello a percussione, che di per sé non ci sono grandi evidenze sull'efficacia, ci sono alcune piccole evidenze in termini di effetto decontratturante, ma diciamo che molto spesso viene fatto senza grande cognizione di causa. Ok, il primo video è stato interessante, ma ce ne sono alcuni anche di ben peggiori, andiamo subito a vederli. Ok, il secondo video è decisamente il più impressionante, anch'io che l'ho già visto ogni volta rimango con il fiato sospeso, quindi le persone che sono più sensibili non guardate questo
questa parte. Allora, iniziamo subito con il video. In questo caso si vede un chiropratico fare le nostre solite tecniche, interrompo un secondo, su un bambino di 2 anni con una sintomatologia chiamata idrocefalo, ovvero quando il cranio è leggermente deformato in seguito al parto dovuto a un accumulo di liquidi tra il cranio e le membrane che ci sono. Diciamo che esistono delle tecniche osteopatiche molto delicate, molto poco invasive, dove si aiuta il neonato a risolvere questo tipo di problematica anche in autonomia, perché il neonato è in grado chiaramente di autoguarirsi nel tempo, piano piano che cresce. Diciamo che in questo caso lui utilizza le nostre solite tecniche molto in maniera aggressiva su un bambino di questa età, non ha alcun senso oltre a essere rischioso. In più fa una cosa che vedrete a breve che è molto impressionante. Ok, tra l'altro fare una scrocchiata tra virgolette sul corpo di una mamma, quindi senza la rigidità del lettino sotto, è assolutamente inutile. Ok, adesso fa la cosa che forse è peggiore. Oh mia, impressionante. Ho interrotto un secondo perché la pretenziosità o comunque l'arroganza di certi professionisti nel pensare di poter intervenire in questo modo sui bambini è fastidioso e mi fa veramente venire nervoso. Ora vedrete anche la parte peggiore. In questo caso, come vi dicevo, il cranio del bambino è deformato e vi sto spiegando che andrà a schiacciare nelle parti in cui è più prominente per cercare di reshape, quindi deformare e riportare a una forma normale. Madonna, il cranio del neonato, come avete visto giustamente, il bambino piange e urla dal dolore. Non esiste che manualmente una persona possa andare a schiacciare il cranio di un neonato, nonostante chiaramente sia in parte molle per via delle fontanelle o comunque delle parti ancora cartilaginee, andarla a riformare così non può che creare ulteriori edemi e ulteriori problematiche. È assolutamente una follia fare una cosa del genere. Poi vi spiegherò dopo il prossimo video esattamente questo tipo di manovre, cosa può causare sul corpo umano e soprattutto perché così tante persone finiscono per andare a farselo fare. Questi sono solo 3 degli esempi dei video che mi avete mandato, che comunque si trovano sui social, che fanno capire come questo mondo è pieno di gente improvvisata o che soprattutto fa senza sapere quali sono i rischi. Infatti troverete anche tanti altri video, soprattutto in inglese, di chirurghi o professionisti sanitari che vanno a individuare le problematiche di questo tipo di tecniche e soprattutto i rischi. Ma adesso facciamo un'analisi generale di come funzionano questo tipo di manovre. Intanto, il rumore che voi percepite quando si sente crack, o come volete chiamarlo, è generato dall'azoto all'interno della cartilagine infraarticolare, ovvero quella sorta di gel che lubrifica l'articolo e permette quindi lo scorrimento tra le due ossa. Questo azoto esplode, questa particella esplode e genera questo rumore. Perciò cosa causa questo rumore all'interno del nostro corpo? Perché ci sentiamo meglio quando ci scocchiamo le dita, ce le sentiamo più mobili? Semplicemente perché causa un effetto neurologico che si chiama, è fondamentalmente un rilascio di dopamina, nel senso che il nostro corpo si sente immediatamente bene perché ha uno scarico dopaminico, che è appunto un ormone del benessere, comunque ciò che, quello che ci fa stare bene in quell'istante, motivo per cui abbiamo questo senso di relief, di benessere istantaneo. Ma secondo alcuni studi non porta alcun beneficio sul lungo termine. Infatti molte di queste tecniche, gran parte di questi professionisti, tendono a portare a creare dipendenza nei confronti dell'operatore e non portano al paziente a stare bene in modo indeterminato, quindi a creare un'autonomia del paziente, a non farlo tornare più per farlo star bene, ma si tende a voler farlo tornare ciclicamente per subire questa tecnica, quindi creando una vera e propria dipendenza verso il professionista, il che quindi finisce per essere quasi antietico da parte del professionista. Questo è anche uno dei motivi per cui queste tecniche sono così diffuse, perché anche da parte del paziente è molto facile andare da un osteopata, da un chiropratico, farsi fare questo tipo di tecniche e sentire subito benessere, perché è sempre facile pagare e ottenere benessere istantaneo, che dura di solito massimo 1 o 2 giorni, perché se le nostre problematiche sono derivate dalla postura, da ciò che noi facciamo nella quotidianità, sicuramente non ci saranno benefici sul lungo termine, perché se noi il giorno dopo esserci fatti scrocchiare o anche il giorno stesso torniamo a passare una vita sul divano, poi passiamo, lavoriamo 8-10 ore al computer e quindi la cervicale ci si irrigidisce nuovamente, di certo le problematiche si ripresenteranno sicuramente. Quindi l'unico modo è sì farsi trattare, magari se si è in salute, se non ci sono problematiche, farsi fare anche questo tipo di manovre, ma poi dopo bisogna cercare di spezzare
rovinare un po' questo circolo vizioso di sedentarietà e riuscire a inserire nella quotidianità un minimo di movimento in più, anche solo con delle breve routine come quelle che faccio vedere sul canale, ma anche in generale ce ne sono tantissime, per cercare appunto di spezzare la sedentarietà e la debolezza muscolare, soprattutto sulle zone come la cervicale, la muscolatura periscapolare, che sono appunto i muscoli che ci permettono di stare più dritti senza dovercelo ricordare. In questo modo si vanno a prevenire queste tensioni, in modo tale da non dover essere più dipendenti da questo tipo di tecniche. Ok, per oggi è tutto. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi riguardo questo tipo di tecniche e soprattutto se hai dei video interessanti da farmi vedere e che vorresti che facessi un commentary, una reaction, mandameli tranquillamente. Quindi ci vediamo presto e ricordatevi, non esiste la postura perfetta, ma esiste quella giusta per te, ovvero quella in movimento.